La Fiera di San Giuseppe, si sa, per gli spezzini è uno dei momenti da non perdere dell'anno. In città c'è aria di festa e si respira già l'estate. Abbiamo chiesto a molti commercianti perché vengono alla Spezia e cosa li ha spinti a partecipare anche quest'anno alla nostra fiera tradizionale. Sono Maurizio, siciliano, vengo da tanti anni qui alla Spezia, mi trovo benissimo. Quest'anno sta andando molto bene, diciamo è il tempo quello che conta, che noi ci va a favore e speriamo che domani non piova. La gente sta rispondendo bene, non proprio come tutti gli altri anni. Il prodotto che ama di più lo spezzino sono le olive, ho notato, ma quelle piccanti, perché il piccante non so come mai gli dà sta gioia, sta brillantezza nel sangue. Qual è il segreto per fare il suo lavoro ed essere convincenti? A dire la verità non c'è un vero segreto per fare questo lavoro. È un bel lavoro che ci porta sempre all'aria aperta, in mezzo alla gente e ci dà la possibilità di essere felici e costruttivi e di stare in compagnia di tante persone. Siamo in uno dei banchi più rappresentativi della Fiera di San Giuseppe. Come sta andando quest'anno e quanto ha pesato il rincaro sulle materie prime per voi? Beh, il rincaro sulle materie prime ci ha costretto all'aumento del prezzo di circa un euro sul prodotto. Però direi che nonostante questo rincaro, come possiamo vedere, non c'è assenza di domanda, ecco. La Spezia si conferma sempre come una delle migliori manifestazioni fieristiche di tutta Italia, almeno per il nostro prodotto. Come sta andando la Fiera di San Giuseppe e perché ha scelto di fare questo lavoro? Ma sta andando abbastanza bene, l'ho scelta per il fatto che sei sempre a contatto col pubblico, sei sempre fuori all'aperto. Quante fiere fa lei durante l'anno? Quanto si muove in chilometri? In chilometri tantissimi, sono incontabili, anche perché noi facciamo solo le fiere più grandi. Quindi Milano, Roma, va in Sardegna, va in tanti posti, giri l'Italia. Per gli spezzini una delle certezze della fiera è sicuramente il panino con la porchetta, immancabile ogni anno. Porchetta, sicuramente, porchetta salsiccia! Cosa non può mancare durante la Fiera di San Giuseppe? Beh, è ovvio, non può mancare il panino con la porchetta e anche le nocciole, la collana delle nocciole, lo zucchero filato. Perché si sceglie questo lavoro di viaggiare per l'Italia con un negozio mobile? Ci sono tanti motivi e uno di questi è la libertà di conoscere gente nuova e non sei magari costretto a vedere determinate persone tutte le settimane per via magari che stai facendo un mercato. Invece alla fiera ci sono altre tipologie di amicizie, perché l'amicizia che c'è a livello di quando si vede da un anno all'altro è diversa da quando magari si vede ogni giorno o settimanalmente come fosse al mercato. Ecco, perciò che tante volte secondo me l'amicizia più sincera.